Siamo alla 7ª edizione di Brenta Open. Quest'anno abbiamo coinvolto dei ragazzi del Liceo della Montagna che finalmente hanno finito il loro percorso di studi e sono diventati accompagnatori di media montagna. Quindi stiamo cercando di seminare o comunque di passare il testimone. Grazie a noi certe persone possono scoprire la montagna in modo inclusivo e in modo, diciamo, totale, con quel briciolo di sfida che magari da soli non si sentirebbero di fare. Adesso che sono adulto sicuramente riesco a capire appieno il significato di Brenta Open e posso ridare ciò che mi è stato dato 7 anni fa accompagnando le persone, e secondo me è bellissimo. Durante l'emergenza sanitaria le persone con disabilità hanno avuto delle restrizioni molto forti. Il nostro impegno è cercare di continuare l'attività sportiva in un ambiente come quello in cui siamo adesso, nelle Dolomiti di Brenta. Quest'anno è sicuramente molto diverso rispetto allo scorso anno. I miei sentimenti, le emozioni che sto provando oggi sono molto più consapevoli rispetto a quelle dell'anno scorso. Quest'anno ammetto che ho parecchia paura della via, no? In sé per sé, e quindi mi sprona il fatto di aiutarsi insieme, raggiungere l'obiettivo insieme. Come tutti gli anni, anche in questa edizione 2021, il momento più importante della Due Giorni coincide con il concerto che scaturirà da queste vette. In questo modo davvero uniamo idealmente tutti in un grande abbraccio. È un'esperienza che permette di avvicinarsi alla montagna, c'è uno spirito di condivisione e di arricchimento veramente personale dello stare insieme, e anche questo è una cosa che poi noi notiamo positivamente nella vita di tutti i giorni. Invito tutte le persone che conosco a prendere parte a questi 2 giorni di evento, perché Brenta Open è accettazione, condivisione, rispetto, è stare tutti insieme e superare insieme dei limiti che ci poniamo, perché non conta tanto la forza fisica quanto la forza che ci sentiamo dentro.